Sembra finalmente arrivata in dirittura d'arrivo la stesura del piano territoriale della Vena del Gesso Romagnola, un documento importante atteso da quasi 20 anni che avrebbe dovuto regolamentare le attività che si svolgono all'interno del territorio del parco. Entro fine marzo dovrebbe completarsi la fase di consultazione. La stesura del piano territoriale è legata alla candidatura UNESCO dei Gessi Emiliano Romagnoli. Proprio per sostenere il percorso di candidatura è necessario completare il piano entro l'estate. L'improvvisa fretta per la redazione tuttavia sta accendendo un dibattito politico e con le realtà del territorio che vivono all'interno del parco, come diversi imprenditori agricoli. Il piano tocca anche uno degli aspetti più controversi di questi anni delle colline della Romagna Faentina, il futuro della cava di gesso di Montetondo. Fra gli enti che hanno inviato le proprie osservazioni c'è anche la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna, che da tempo chiede la chiusura del sito estrattivo. Le nostre osservazioni sono di approvazione dei contenuti di massima del progetto presentato, perché questo piano si pone l'obiettivo di tutelare e conservare il paesaggio della Vena del Gesso, con particolare riferimento ai fenomeni carsici e alle morfologie geologiche. Ecco, è un piano che però attendavamo da anni e decenni. Beh, il piano sarebbe dovuto essere realizzato nel 2005 all'atto della costituzione del parco, poi nel 2016 è stato presentato ma è rimasto nei cassetti delle amministrazioni. Finalmente ora viene ripreso e ci auguriamo che arrivi a termine nei modi e nei contenuti che portano ad una conservazione e una tutela dell'ambiente. Come il piano può influire il dibattito attorno alla Vena del Gesso? Beh, faccio un esempio. Nel documento viene scritto ed è stato approvato dall'esecutivo e condiviso dalla comunità del parco che la più grave emergenza ambientale della Vena del Gesso è la cava di Montetondo, e quindi qui il parco può e deve intervenire rispetto al grave dato che si è realizzato in quella situazione a seguito dell'attività estrattiva. Ecco, nel piano c'è anche, come dire, una valutazione da parte delle istituzioni locali riguardo alla cava del Montetondo. Che cosa dice questa valutazione? La valutazione dice innanzitutto che è la più grave emergenza ambientale della Vena del Gesso. In secondo luogo dice che tanti anni di attività estrattiva, modalità estrattive come quelle che sono state adottate, i soli fini economici hanno portato ad un degrado gravissimo dell'ambiente e soprattutto non più in grado di sopportare ulteriori espansioni e attività dell'attività estrattiva.